Benvenuti in questo nuovo video haul. Sì, lo so, è il terzo video che sono vestita così, ma lo sto registrando uno in fila all'altro in modo che così oggi ho tempo e quindi non vi lascio senza i video del venerdì. Questo è un video haul di Troll Beads. Sì, perché ovviamente ho smesso di acquistare Pandora nell'ultimo mese. Sì, e quindi che cosa sono andata a comprare? Troll Beads. Molto bene. Beh, vi dico solo che il mio bracciale è in queste condizioni, cioè è pieno, pieno, pieno. Forse sì o no ci sta un altro biz, forse, ma proprio forse, sì, forse uno ci sta. Allora. Non mi ricordo i nomi dei biz, se li trovo ve li scrivo sotto, perché ovviamente hanno tutto il loro significato, tutto il loro nome strano che... appunto non mi ricordo, ma ve li faccio vedere. Le novità sono tre beads e un'altra cosa che la tengo per ultima. Allora, il primo bead che ho acquistato è ovviamente un vetro ed è questo qua marrone con queste striature, molto 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 bello, si abbinava benissimo con i miei vetri, vedete, cioè sono loro. E appunto l'ho adorato, cioè è proprio bello, c'ha queste sfumature che wow. Lo so che con le luci della lampada è un po' un casino perché si rispecchia sempre la lampada all'interno del vetro, però io credo che, meglio di così, non riesco a fare. L'altro biz sempre di vetro che ho acquistato è questo, che ha questa sorta di piume di pavone, sempre sui toni del marrone, blu, è trasparente, vedete, è trasparente, e appunto marrone, blu e bianco. Anche questo qua ci stava molto bene dove l'ho infilato, vedete, è davvero fatto benissimo, questi disegni geometrici che mi chiedo come fanno. Sono bravissimi ed è bellissimo. L'ultimo biz che ho acquistato è un argento ed è questo qua. Allora, come vedete, ha all'interno lo Ying e Yang, c'è una tartaruga, uno scarabeo, questa è la tartaruga, un cuore con il centro, dovrebbe essere in ottone, una stella. È davvero davvero bello, c'è un sacco di roba e appunto avevo il significato di tutto, e se mai ve lo scrivo anche questo qua, così troviamo il significato appunto del singolo charm. C'era anche il sole e una ranocchia, vediamo, il sole e una ranocchia, cioè se pensate che in una perlina così piccola hanno messo così tante cose, è fantastico. Poi è uscito il nuovo bracciale starter. Nuovo bracciale starter, quello dell'artista. E quindi non potevo non acquistarlo, cioè ragazzi, con tutte le cose artistiche che faccio, con tutta la struma che vi ho detto, con tutta la solfa che vi ho detto, che appunto ho fatto design, arte, eccetera, eccetera, non potevo non acquistarlo. E l'ho trovato ed è bellissimo, cioè... Wow, vi faccio vedere come l'ho composto. La catenina è di AliExpress, quindi vabbè, ce l'avevo e l'ho messa. La chiusura è fatta così, in questo modo, ed è una meraviglia. Sono praticamente dei tubetti di colori che, vedete, c'è il tubetto che, da cui è mezzo schiacciato ed è uscito il colore e va a formare appunto la monachina per chiudere il bracciale. La stessa cosa dall'altra parte, l'altro tubetto che, da cui esce il colore, anche la chiusura sembra uno schizzo, l'apertura sembra uno schizzo di colore, e guardate la bellezza, cioè è una meraviglia questa chiusura, come non prenderlo. Insieme, appunto, essendo un bracciale starter, c'era anche questo. Questo qua, che appunto è un piccolo bead come un distanziatore, con il pennello, le matite, vedete? Molto 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 carino, ci stava troppo bene insieme, hanno fatto benissimo a metterlo insieme, è fantastico.
e quindi niente, l'ho preso. E insieme, essendo un bracciale starter, c'era anche un vetro, e il vetro che ho scelto è questo qua, verde, oro, arancione. Sembra un po' come una spiaggia e l'acqua, perché se vedete sul fondo, spero che si veda, sul fondo c'è come una base di sabbia, hanno fatto questa cosa, e al sole brilla tantissimo questa base sabbiosa, tra virgolette. Poi hanno fatto queste macchie azzurre che sembrano appunto delle macchie d'acqua, e azzurre verdi, e poi queste altre macchioline marroncine che sembrano delle conchiglie. Cioè, è bellissimo anche lui. E quindi niente, questa qua è stata la mia scelta. Ovviamente gli ho già messo gli stopper, che vabbè, li avevo presi su AliExpress, tanto poi alla fine lo andrò a riempire, quindi man mano li toglierò. E appunto questo qua è il bracciale. Questi erano tutti i miei nuovi acquisti di Trollbits. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato il bracciale starter dell'artista. E adesso è uscito quello dell'orchidea, se non sbaglio, ed è bellissimo anche quello. Quindi, non lo so, fatemi sapere se appunto lo avete acquistato anche voi e come intendete magari riempirlo. Se volete vedere tutti i beads del mio primo bracciale e il significato, vi lascio il video nel pallino. Io ho terminato anche questo video. Vi saluto, ciao a tutti e alla prossima!